Allora, questa domanda qua praticamente c'è un'università americana, no? Che essendo americana si trova proprio in America. Sono intelligente, veramente, ogni tanto mi stupisco delle mie doti. Non pensavo, No, 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 ogni tanto anch'io rimango stupito, anche in casa. Allora, allora, no, volevo fare questa domanda qua. Università americana dice che praticamente nella coppia, quando la coppia è stabile, l'uomo è quello che si rilassa, perché è sereno, è tranquillo, si gode la situazione, però è felice, mentre la donna sembra sempre come se le mancasse qualche cosa. Secondo te è vera questa cosa qua o è un pochettino relativa? È un po' relativa, però probabilmente le donne sono un po' più soddisfatte. No, sono più insoddisfatte. Sì, secondo me sì. La donna è sempre alla ricerca di qualcosa. Sì, sicuramente. Per carattere, penso, per indole, no. L'indole della donna. L'indole della donna. Perché sai, l'uomo viene da Marte, le donne da Venere. Hanno fatto un libro, io ci gioco. Vabbè, comunque sarà così. Quindi su Venere le persone sono insoddisfatte, da Marte invece sono felici. Sono più felici, è probabile.